Bentornati a TG Magazine. Combattere stanca, è così che abbiamo titolato il percorso che faremo e che facciamo settimanalmente tra le notizie. Partiamo ovviamente dall'Ucraina. Draghi, come ha detto all'incontro col presidente americano Biden, l'Italia, come l'Europa, ha bisogno di una fine a questa guerra. Infatti i negoziati sono a un punto morto, un punto di stallo, come se si stesse giocando una partita a scacchi, dove in palio c'è la vita di uomini, donne e bambini. Cosa fare per evitare lo scacco all'Ucraina? Lunedì 9 maggio, carri armati e soldati hanno sfilato davanti a Putin per la parata del giorno della vittoria. Nel suo discorso, il presidente russo ha accusato l'Occidente e la NATO di non aver ascoltato le esortazioni di Mosca a creare un sistema di sicurezza mondiale giusto ed equo. L'invasione dell'Ucraina, dunque, sarebbe stato l'unico modo per proteggere la madrepatria. Intanto, l'offensiva in Donbass prosegue lentamente e i soldati di Kiev rispondono dove possono, con contrattacchi nei villaggi attorno alle città principali. I russi continuano a stringere d'assedio l'acciaieria Azovstal di Mariupol, protetta dal battaglione Azov, e sembrano puntare ad Odessa, la città portuale più importante dell'Ucraina. Se i soldati di Mosca dovessero conquistarla, il paese si troverebbe tagliato fuori dal mare. Vladimir Putin, dunque, continua a giocare la sua partita, ma gli Stati Uniti sono pronti a rispondere ad ogni mossa. Il governo americano non si è discostato dalla sua linea di sostegno all'Ucraina. Il presidente Joe Biden ha firmato lunedì il Lend-Lease Act, approvato dal Congresso 10 giorni prima, che permetterà di velocizzare la fornitura di armamenti al governo di Kiev. I servizi di informazione di Washington, intanto, continuano il loro lavoro di supporto all'esercito ucraino. Secondo Avril Haines, la direttrice nazionale dell'intelligence, il Cremlino punta ad aprire un nuovo fronte in Transnistria, repubblica filorussa moldava autoproclamatasi indipendente negli anni 90 e, da allora, sotto la tutela di Mosca. Fino a che il conflitto non si allargherà fuori dall'Ucraina, però, gli Stati Uniti non sembrano intenzionati a modificare la loro strategia. Molti paragoni sono stati fatti con il tempo della guerra fredda, ma oggi un terzo giocatore muove le pedine sulla scacchiera. L'Unione Europea, infatti, ha dato prova di straordinaria unità e compattezza nel rispondere all'aggressione di Mosca. I governi dei 27 Stati membri hanno approvato già 5 pacchetti di sanzioni, indirizzati a colpire i patrimoni degli oligarchi vicini a Putin e l'export russo verso Occidente, e si preparano a vararne un sesto. La proposta di limitare gradualmente l'importazione di petrolio russo, però, ha creato le prime crepe nel blocco europeo. Paesi come Ungheria, Slovacchia e Bulgaria ne sono particolarmente dipendenti e hanno chiesto garanzie per il periodo di transizione, facendo slittare l'approvazione delle sanzioni. E dunque la partita continua. Il 9 maggio, data assegnata in rosso da Putin, non ha portato cambiamenti significativi e il destino dell'Ucraina è ancora affidato alla forza delle armi, nell'attesa che uno dei giocatori faccia la mossa decisiva. Biden, con Draghi, ha parlato anche di NATO, l'Alleanza Atlantica che da oltre 70 anni si pensa abbia dato una garanzia all'Europa di pace. Ma cosa farà ora la NATO? Questa è la vera domanda a cui bisogna dare una risposta. L'invasione dell'Ucraina costituisce un turning point, direbbero gli americani, nella storia delle relazioni con la Russia stessa. Siamo passati da una fase in cui la NATO era focalizzata agli interventi fuori area, ovviamente in una logica di terrorismo internazionale, minacce alla sicurezza europea che non erano di natura convenzionali, eccetera, a un ritorno immediato e repentino alle funzioni di deterrenza. Per quanto riguarda l'impegno dell'Italia nella NATO e l'invio di nuove truppe, sostanzialmente i numeri sono abbastanza esigui. Però certo, se dal punto di vista militare non ha quel valore aggiunto, certamente dal punto di vista politico ha una rilevanza fondamentale e anzitutto nell'obiettivo principale in questo governo guidato da Mario Draghi, che è quello di ribadire la sua collocazione all'interno del mondo euroatlantico, soprattutto in un'area come appunto quella est, che in teoria lo riguarderebbe meno da vicino rispetto a quello che può accadere nel Mediterraneo. Quindi siamo qui per la riaffermazione di queste alleanze, ma anche per la riaffermazione dell'importanza dell'Unione Europea in tutto ciò. Un'Unione Europea più forte significa una NATO più forte. Svedesi e finlandesi, di fronte a quello che sta avvenendo in Ucraina, soprattutto i finlandesi, hanno parzialmente mutato indirizzo, perché i sondaggi fino a qualche anno fa
ancora davano sostanzialmente un equilibrio tra le due fazioni, tra chi voleva entrare nella NATO e chi no, le ultime rilevazioni sondaggistiche danno un aumento importante per chi vuole fare l'ingresso nell'Alleanza Atlantica. L'unica possibilità al momento che personalmente vedo per un intervento diretto della NATO è che il conflitto si espanda dall'Ucraina ai Baltici, alla stessa Romania. Significherebbe sostanzialmente allargare il conflitto a una dimensione ulteriormente maggiore, sia in termini politici ma soprattutto militari, in termini di intensità del conflitto. E nessuno delle due parti ovviamente lo vuole. Testimoni ravvicinati della guerra tra Ucraina e Russia sono anche gli stati vicini. Abbiamo raccolto la testimonianza della Scuola di Giornalismo Polacca, nostri colleghi che, come noi, in un territorio molto più difficile, stanno raccontando una notizia che non avrebbero mai voluto dare. I think that always the university should teach about the truth. And this is a key word for all academic curriculum. However, on the journalistic studies, I think that especially now we should underscore what is the propaganda, what is, for example, fake news, and we have a very good project or some projects. One is with the European Journalist Training Association and EU fact checking. The second project is, for example, a project about artificial intelligence in the battle with fake news. Tra i 150 studenti della scuola di giornalismo di Poznań in Polonia ci sono russi, bielorussi e ucraini. Uno di loro è Vladislav Zinichenko, un dottorando di Kiev che sta scrivendo una tesi sulle relazioni tra gli stati dell'Est Europa. In questi mesi di guerra si è sentito accolto da tutti i polacchi. Me as a Ukrainian, I feel that now we don't have a border between Poland and Ukraine because the people here are so nice to us. They don't know about their future. What they gonna do. A lot of them actually wanna come back to Ukraine, but nobody knows when it ends. Poland, like in Warsaw, in the capital city, in Krakow, it's full, like there are no places. Like they ask refugees to go to other cities because they cannot handle them. So in Poznań 1 month ago, there were already 40,000 of refugees. Pochi giorni dopo l'inizio del conflitto, gli studenti dell'Università di Poznań si sono riuniti per un dibattito. Tutti, anche i professori, sono d'accordo. Questa non è la loro guerra. One of the Belarusian students who told us, I'm sorry, this is not our war. You must remember that we are also refugees because we had to escape from Belarus after the last election. Yeah, I'm sure that this is not my friends, my Russian friends' war. Tra i vicini alla guerra tra Ucraina e Russia c'è anche uno stato molto singolare, è la Transnistria. Gli abitanti infatti hanno un passaporto moldavo, ma si reputano a tutti gli effetti indipendenti e ovviamente filorussi. Matteo Placucci è un fotografo che ha dedicato gran parte del suo lavoro a questa singolare regione, la Transnistria. Ecco il suo reportage. Il grande vantaggio è che abbiamo raccolto materiale prima di questa escalation di tensione. La Transnistria intanto è un buco nero, ovvero siamo arrivati alla dogana e ci hanno ritirato, e ci hanno detto che comunque sia con il materiale fotografico, quindi fotografico e videografico, non potevamo entrare. Ci siamo presentati come fotogiornalisti, al che ci hanno perquisito, hanno guardato gli zaini e non ci hanno fatto entrare. Quindi tutto quello che avevamo pensato inizialmente di fare è stato modificato. Abbiamo fatto tutto un reportage con i telefoni cellulari. Siamo arrivati per fotografare cosa? Non sapevamo cosa fondamentalmente, perché le informazioni della Transnistria non escono. Non avevamo grandissime idee di cosa potevamo trovare, non sapevamo cosa aspettarci e abbiamo trovato fondamentalmente quello che poteva esserci in Moldavia, quindi dal punto di vista economico
povertà, e le persone che abbiamo trovato sono fondamentalmente donne, bambini e anziani. Di grandi uomini che lavoravano o che potevano essere in giro per la città, per le città, perché poi abbiamo visitato più di una città, non ne abbiamo trovati. E quello che ci veniva detto è che gli uomini principalmente vanno all'estero per lavorare. Come succede in Moldavia, si trasferiscono in Slovacchia, in Repubblica Ceca, in Polonia, perché la Moldavia è povera. Perché la Moldavia è il paese più povero forse di questa parte, di quella parte d'Europa. Qual è la percezione del popolo della Transnistria nei confronti del conflitto? La percezione che hanno è unidirezionale, ovvero le informazioni che arrivano sono tutte informazioni russe, dai canali russi sia radio che video e dalla carta stampata russa. Quindi per loro la guerra in Ucraina andava fatta. Perché? Perché gli è stato detto che era da fare. Quelle poche persone che vanno fuori, che hanno la possibilità di vedere anche l'altra faccia della medaglia, che semplicemente è la Moldavia, capiscono che c'è anche un altro risvolto. Detto questo, tutte le persone intervistate non vogliono la guerra, non sono pronte per la guerra, economicamente la Transnistria non è pronta per supportare una guerra, soprattutto non ci sono uomini per poter combattere, perché tutti i giovani effettivamente sono fuori. Giovani uomini comunque sono fuori per lavorare, perché fuori quello che si guadagna da uno stipendio esterno alla Moldavia fa sì che possa campare, diciamo, la famiglia. Sono 2 anni e mezzo che combattiamo fra 2 grandi emergenze, la pandemia da coronavirus prima e adesso la guerra. I dati sull'emergenza sanitaria sono confortanti, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo chiesto infatti a una virologa, Antonella Viola, che è stata molto famosa tra il lockdown a intermittenza, di risponderci ad alcune domande. La situazione in questo momento appare piuttosto stabile, nel senso che, a parte le variazioni quotidiane che significano poco naturalmente, sull'arco della settimana si vede che sì, c'è una lieve diminuzione, però tutto sommato non è una diminuzione così rapida e così importante. La situazione è questa: il virus circola, è molto trasmissibile, quindi questo spiega il grande numero di casi, però tutto sommato, proprio perché siamo ormai quasi tutti vaccinati, almeno in questa parte del mondo, l'impatto sul sistema sanitario è limitato, anche se appunto 150 morti è ancora un numero altissimo, no? Quindi vuol dire che non siamo ancora fuori dal problema Covid e non lo saremo per molto tempo. Il suggerimento che mi sento di dare alle persone che ci ascoltano è di essere prudenti, quindi di fare ancora il sacrificio di tenere la mascherina nei luoghi chiusi, soprattutto quando si sta in mezzo a tante persone. Dal 1 maggio l'uso delle mascherine sul posto di lavoro è stato dichiarato obbligatorio per i lavoratori del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici solo raccomandato. Una misura contraddittoria che ha creato confusione. Sarebbe stato più coerente mantenere l'obbligo nei luoghi chiusi ancora fino alla metà di giugno. Non è stato così, ma quello che è successo dopo è frutto di accordi politici e non di differenze dal punto di vista scientifico, ovviamente. Un altro principale alleato delle mascherine sono i vaccini. Ma nonostante sia scientificamente provato che la quarta dose è efficace nel proteggere le persone al di sopra dei 60 anni di età, per vari motivi sono pochi gli anziani ad averla ricevuta. C'è un ritardo anche da parte delle istituzioni che non stanno contattando le persone, cioè si sono un po', si è persa un po' il senso dell'emergenza e anche la prontezza nella risposta da parte del sistema sanitario. È passata l'idea che il vaccino sarà aggiornato a settembre-ottobre e che questi vaccini che stiamo usando adesso siano, come dire, scaduti, cioè siano vecchi e non siano efficaci nei confronti delle varianti che stanno circolando in questo momento. Questo è sbagliato. Quindi questi vaccini funzionano e la quarta dose nelle persone fragili è importante proprio perché il virus sta ancora circolando tanto. La cronaca italiana in questo periodo sta elaborando una notizia che sembrava inedita. La notizia appunto delle molestie subite dalle donne da parte di una categoria di intoccabili. Gli alpini che con i loro maxi raduni ispiravano tanta simpatia. L'Associazione Nazionale Alpini è nata subito dopo la Prima Guerra Mondiale e da allora ovunque ci sia un bisogno sociale, un bisogno dei più deboli, dei più sfortunati, interviene con i suoi volontari.
Appunto perché gli alpini hanno questo obiettivo, cioè quello di aiutare i più deboli e i più fragili, com'è possibile che si verifichino delle vicende come quella di Rimini di quest'anno, che in realtà non è il primo episodio? Qui bisogna fare un distinguo molto importante. Un conto è la donata degli alpini vera e propria, un'altra cosa è la notte, nel senso che la notte normalmente si sviluppa la festa che però non è una festa organizzata dall'Associazione Alpini, a cui partecipano decine di migliaia di persone che non sono neanche alpini. L'Associazione Alpini non nega che ci siano episodi di ubriachezza molesta. Il problema è non associare questi episodi alla vita e alla realtà dell'Associazione Nazionale Alpini. Sono due cose completamente diverse. Forse il problema non è tanto la donata, ma il fatto che alcune delle persone che vengono incolpate di aver abusato o molestato delle ragazze fanno parte dell'Associazione degli Alpini, e anche se questi episodi avvengono al di fuori della donata, sono comunque riprovevoli. Questo è fuori discussione. Infatti noi siamo i primi a condannare questi episodi. Il problema è che la dimensione del fenomeno è tale dal punto di vista numerico che per noi è abbastanza difficile controllare che queste cose accadano o non accadano. Stiamo parlando di un evento con 300.000 persone. Questo è un compito che spetterebbe alle forze dell'ordine. Sicuramente c'è un grave problema culturale, ma non è un grave problema culturale degli alpini, è un grave problema culturale della nostra società, perché queste cose succedono fuori dalle discoteche, fuori dai concerti, ai rave party. Quali criteri bisogna, se ci sono, rispettare per diventare socio dell'Associazione Nazionale degli Alpini? Per iscriversi all'Associazione Nazionale degli Alpini è sufficiente aver fatto per almeno 60 giorni il servizio militare negli Alpini. Quindi non può essere un modo per evitare che si vengano a creare queste situazioni chiedere dei requisiti in più? Io posso solo verificare che tu abbia fatto il militare negli Alpini, e quello è il problema. Quindi deve essere in realtà il gruppo proprio degli Alpini a controllare queste persone, giusto? Esatto. Il problema qual è? Che se la nostra società ha un'impronta che è ancora nettamente maschilista, è molto difficile pensare che l'Associazione Alpini, che riunisce centinaia di migliaia di persone, sia diversa dal resto della società. C'è una cosa che ereditiamo dalla guerra, ed è la crisi dei bilanci familiari. Oltre al gas e alla benzina, anche i prodotti della terra subiscono dei rincari. Continuiamo il nostro viaggio tra i mercati a noi vicini. Questa volta siamo andati in quello più popolare di Milano. Continua il nostro viaggio all'interno dei mercati di Milano. Oggi ci troviamo a Viale Monza e abbiamo deciso di ascoltare le voci degli acquirenti e dei venditori, soprattutto per cercare di capire perché gli italiani al giorno d'oggi stanno scomparendo nel lavoro degli ambulanti. Per i venditori diciamo che siamo quasi un pochino più della metà sono stranieri, come frutta, perché è un lavoro pesante, è un lavoro che non tutti vogliono impegnarsi, bisogna alzarsi la mattina presto, bisogna avere dei magazzini, delle celle particolari e non tutti vogliono esporsi economicamente. Siamo meno italiani, sono più stranieri, perché è un lavoro che tanti italiani non vogliono più intraprendere perché è molto faticoso, ci sono degli orari che sono impossibili. Siamo molti italiani, però sta venendo fuori lo straniero, ma più perché non c'è ricambio generazionale. Ok, quindi non abbiamo da cui vendere i mercati e gli unici che ci fanno offerte sono gli stranieri, che hanno forza lavoro e hanno voglia di svegliarsi presto la mattina soprattutto. Beh, ancora qualche italiano c'è. Chiaramente c'è anche una maggioranza straniera, perché ormai non hanno più bisogno di avere un titolo di studio per avere le licenze le danno a tutti. C'è il cambiamento perché gli stranieri tengono i prezzi un po' più bassi a confronto degli italiani. Dall'inizio della guerra in Ucraina sono aumentati i prezzi, ma per un discorso di trasporti, di benzina, perché bene o male diciamo, i prodotti sono sempre quelli. È anche aumentata la benzina, logico che aumenta la frutta, la verdura, è sempre stato così, quando aumenta la benzina e la gasolina aumenta anche la frutta. La gente non acquista più perché sono in difficoltà economicamente. Le mozzarella sono aumentate da quando è iniziata la guerra 25 centesimi, per esempio. Pecorino che adesso non ho che ce l'ho dentro è aumentato 1,10 euro addirittura a chilo. 1,10 euro è tanto. Chi può, perché è questione di tempo, viene volentieri al mercato, ma più che un discorso economico viene anche per fare quattro chiacchiere, per vedere un po' la merce, i colori,
i profumi che si sentono ancora. La vecchia scuola preferisce venire al mercato, anche perché sa che qua puoi toccare, assaggiare, è una cosa diversa. Il supermercato è più per le nuove leve, che abbiamo sempre fretta. Il supermercato è più sbrigativo, vai, prendi e paghi. Qua invece scegli, assaggi, è diverso, è una cosa diversa. Parliamo ancora una volta di prodotti della terra. Orticola, un laboratorio a cielo aperto da sempre a Milano. Domenica è la giornata dedicata alle famiglie e noi la celebriamo con la rubrica di cinema curata da Daniela Bilanzuoli. Ecco le nostre proposte. Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno. Per le loro nozze d'oro i miei ci hanno voluti riunire tutti. Era stato organizzato per stare bene, tutti insieme, come quando eravamo bambini. Vorrei una vita normale. Le vite normali non esistono. Che cosa scrivi? Sto scrivendo un nuovo libro. L'ho chiamata Patatina praticamente dal primo istante in cui l'ho vista. Perché non lo scrivisse di noi? Su noi due. Sì. Mia figlia! È un genio! Starò bene. Me lo giuri? Te lo giuro. Questo è mio padre, Simone. E Paolo, l'altro mio papà. Si sentivano pronti per mettere su famiglia. Tutto è cambiato quando incontrarono lei. Tilly. E grazie a Tilly sono nato io. Leone. Non ho mai conosciuto uno con due padri. Cercavo di indovinare chi di noi fosse tuo padre biologico. La Cassazione si è espressa contro la doppia paternità. È mio figlio. Non so nemmeno che faccia. Ma dopo 16 anni ti preoccupi del ragazzo. Vai via! Ma tu perché sei scappato? Io ho deciso di portarmelo dietro. Non è la vita che mi ero immaginata. La felicità, purtroppo, non è un diritto. È un colpo di culo. Lo so che non mi merito niente, ma lui sta dormendo così tranquillo. Io stanotte non ho paura di niente. C'è un programma a cui le famiglie si stanno dedicando da qualche giorno ed è l'organizzazione delle vacanze estive. Sappiamo che la maggioranza andrà al mare e per la ricerca ci viene in aiuto una guida che ha portato alla classifica delle cosiddette bandiere blu 2022. Non vi leggiamo la classifica totale, ribadiamo che il record di mare vivibile spetta la Liguria con 32 bandiere, poi un terzetto di regioni hanno 18 segnalazioni a testa, Toscana, Campania e Puglia. Da questo ideale podio restano i mai fuori Sicilia e Sardegna e l'assenza perlomeno incuriosisce. L'altra novità sono le spiagge di lago che stanno conquistando una loro dignità. Nello sport siamo ai conti finali, la stagione si sta per concludere e la Juventus, questa è la notizia, non ha vinto niente. L'Inter invece è stata premiata con la Coppa Italia ed è l'unica squadra che può contendere lo scudetto al Milan. Abbiamo sentito uno degli oracoli più seguiti, Gianluca Di Marzio. L'Inter arriva sicuramente bene, ha reagito nella maniera migliore possibile alla gara di Bologna, perché senza quella sconfitta probabilmente l'Inter alla fine avrebbe vinto il titolo. Però ha avuto una reazione forte, una reazione anche di qualità, e se la giocherà fino alla fine. Il Milan è riuscito a vincere anche a Verona, in un campo difficile, contro una squadra tosta, in rimonta.
dubito che possa farsi sfuggire il titolo nelle ultime due partite, con la possibilità anche di avere un bonus pareggio. Lo scontro un po' tra le due milanesi è anche, secondo me, uno scontro tra due progetti diversi, anche proprio a livello di mercato. Qual è stata la strategia vincente? Ma considerando che il titolo si può giocare per una differenza reti di uno scontro diretto o per uno scontro diretto vinto o pareggiato, credo che siano tutte e due state delle strategie vincenti, perché poi alla fine la differenza potrebbe non essere nemmeno di un punto. Sono state due strategie completamente diverse. Ecco, la strategia dell'Inter è stata più una strategia, un'esigenza, quella di ripianare il bilancio, di vendere giocatori importanti e di provare a ricostruire. Il Milan invece ha seguito una linea, anche se vogliamo discutibile in alcune situazioni, tipo quello di non fare delle eccezioni nei rinnovi di contratto di Donnarumma, di Çalhanoğlu, quindi ha mantenuto delle posizioni anche forti. Devo dire che alla fine quella del Milan è stata coraggiosa e quindi mi sento di premiarla di più. Appunto, parlavamo di mercato e anche un po' di progettazione. Abbiamo un bel esempio che è quello della Cremonese, che è promossa in Serie A con una squadra, diciamo, all'italiana, all'insegna della gioventù. Però abbiamo anche altri esempi. Può essere questa una sorta di svolta, una vera svolta per puntare sui giovani italiani dopo anni e anni di chiacchiere alla fine? Sì, sono ancora pochi però gli esempi italiani. La Cremonese ha un allenatore molto bravo che ha lavorato nei settori giovanili, sa cosa vuol dire istruire, educare i giovani. Il Sassuolo è sicuramente un esempio da seguire, soprattutto nel sostituire i giocatori che vanno via. Quindi aver lavorato durante l'anno, negli anni precedenti, a livello di scouting, a livello di direzione sportiva, nel farsi trovare pronti, nell'avere già la lista dei giocatori con le caratteristiche giuste per sostituire il giocatore partente. Abbiamo già visto un grande colpo, quello di Haaland al Manchester City. Che mercato dobbiamo aspettarci? Un mercato magari un po' fantasioso come negli ultimi anni, condizionati chiaramente dalla pandemia, o si tornerà un po' al periodo pre-pandemia? Allora, in Premier potranno investire, come del resto hanno sempre fatto, senza problemi, anche le piccole. Penso che Mbappé andrà a Real Madrid, sono sicuro che Mbappé andrà a Real Madrid, quindi sicuramente anche per la Liga la presenza di Mbappé rappresenterà un ritorno di fiamma importante per il brand della Liga. È un momento difficile per i nostri club, i tifosi lo devono capire, non possono pensare che le proprietà italiane sperperino a destra e a manca milioni di euro. C'è un altro titolo che aspetta di essere assegnato, è quello della canzone europea, per essere più precisi dell'Eurovision Song Contest, che si chiuderà domani a Torino. Ma com'è stata la stagione televisiva? L'abbiamo chiesto a due critici televisivi tra i più importanti, Antonio Di Pollina e Beatrice Dondi. Mi pare una grossissima crisi dell'intrattenimento Rai. Cominciamo facile. Che non sia, cioè, che ormai la Rai vive di festival di Sanremo quasi per tutto l'anno. Andando per macro categorie, diciamo che ci sono delle cose che proprio, secondo me, sono molto dannose. Delle altre che sono brutte ma sono innocue. L'Isola dei Famosi è un reality brutto che però personalmente non credo che faccia danno. Un reality come il Collegio invece, secondo me, è dannoso perché fa credere di essere altro rispetto a quello che invece è. Correttezza e serietà. Buon lavoro. Grazie. Grazie. E li mandi in convento, e li mandi in collegio, e li mandi in caserma, e poi li mandi in mezzo ai contadini, e poi non lo so, cioè, poveracci. Oltretutto, usando delle dinamiche che sono sempre quelle. Questo è un fenomeno che ormai dura da oltre 20 anni e quindi non possiamo stupirci. Dal collegio si andrà in campagna e se proviamo a immaginare in quanti altri posti si possono mandare ragazzi adolescenti trasformandoli in gente del passato, in ragazzi del passato o addirittura in ragazzi del futuro. Prima o poi si inventeranno qualcosa del genere e si può andare avanti abbastanza all'infinito. Ok, abbiamo capito, avete fatto un esperimento, magari fate un altro, ecco. Cioè, l'unica cosa che mi ha un po' fatto sobbalzare sulla sedia è Lundini,
che peraltro non è neanche un fenomeno televisivo. Poco pubblico in diretta sulla Generalista e poi molto, molta visione posteriore, streaming, spezzettata. Se Lundini volesse fare ascolti molto superiori, dovrebbe invitare gli ospiti di Mara Veniere. No. Sei evidentemente tu non... No, no. Spezza. Citofonare Rai 2, ecco come mi veniva il titolo, in cui citofonano veramente, una si affaccia alla finestra e dice chi sarà mai, ma dai. Secondo me no. Citofono. Ditemi dove accidenti stanno gli autori. Chi è? Spezza. Ciao Italia! Io mi divertivo molto anni fa a vedere gente assolutamente improbabile negli Eurovision, dalla Moldavia o da posti così, e veniva vissuto come un fenomeno kitsch. Adesso sta diventando adesso è diventato evidentemente, per forza di cose, una cosa seria. Mentre il bello dell'Eurovision è proprio la baracconata, il trash, lo schifo, il rosa shocking, il trionfo degli unicorni. Io ho il terrore che invece sarà una cosa figa. Ci sono delle cose che se sono trash, nascono trash, lasciatecelo il gusto di vedere delle cose orrende, no? Buona TV allora! Pezza. In questo spazio abbiamo già parlato di mercato e in chiusura continuiamo a parlarne per raccontare di una fiera organizzata dalle donne per le donne. Anche il titolo è coinvolgente. Da te a me, il ricavato andrà all'associazione La Casa delle Donne. Sostenibilità e condivisione, con l'orizzonte comune dei diritti delle donne. Torna da te a me, il mercatino solidale in cui scambiarsi oggetti, abiti, chiacchiere e consigli. Lo stesso spirito di condivisione si respira tra le mura accoglienti della Casa delle Donne di Milano. Da 8 anni, punto di riferimento in città per tutti coloro che rifiutano la violenza di genere e luogo in cui sentirsi realmente a casa. L'abbiamo intitolato Da te a me, quindi è proprio uno scambio anche di fundraising per la casa, però è anche un momento di grande incontro ed è veramente carino quando vedi che le tue cose vengono prese da qualcun altro e dici allora sono piaciute. E questo è un avvenimento ormai che si ripete da vari anni, 2 volte all'anno, stagione estate, primavera, estate, autunno e inverno, e ormai per molte nostre socie è diventato un appuntamento assolutamente irrinunciabile. Poi come gruppo che chiamiamo, questo gruppo si chiama Le Mercanti, giusto appunto perché ci occupiamo di questo, di mercatini, c'è questa sinergia anche tra le stesse artigiane che comunque poi si scambiano pareri, cose, si conoscono, eccetera. Questa è un'abitudine, 2 volte all'anno, è un appuntamento fisso, bellissimo, perché si riesce sempre a trovare qualcosa di carino a prezzi molto bassi e con l'idea soprattutto di aiutare la Casa delle Donne, che è la nostra casa. Quindi diamo una mano volentieri, divertendoci e portando a casa qualche cosa di simpatico. Poi io amo i mercatini, quindi infatti mi hanno detto uno dei nostri ragazzi che c'era il mercatino, sono sceso subito. Io ho un punto di ritrovo dove stare insieme, dove creare, passarsi consigli, le competenze per chi non è... vengono abbastanza inesperte che vogliono imparare tutto e noi insegniamo, perché il materiale è tutto donato. Sì, il materiale donato e noi in base a quello che abbiamo decidiamo cosa realizzare. Vengo tutti gli anni e penso che è una bellissima iniziativa, che è un posto bellissimo che va sostenuto e questo è un modo per farlo. Facciamo parte anche della rete delle case delle donne di tutta Italia, anche con loro ci interfacciamo in discorsi di, insomma, per esempio come porci rispetto alla guerra, anche rispetto a temi esterni a noi, insomma, no? E gravi. Faremo progetti comuni proprio per portare avanti sempre questo discorso di essere un punto centrale nella città di Milano per tutte le donne. Beh, la Casa delle Donne è un luogo fondamentale
per la città di Milano e in generale, quindi anzi adesso sono anche molto contenta che abbiamo riavuto il nostro spazio e quindi bisogna tenerlo su anche con iniziative di questo genere. TG Magazine finisce qua. La controcopertina è dedicata alle foto esposte alla Galleria d'Arte Moderna a Torino del World Press Photo. Foto che non ritraggono soltanto la guerra. E questa è la nostra speranza.